Bentornati da Quarene sul tubo da Iena Bizziuccio. Iena Ale. 24esima giornata di Serie A che si apre alle ore 15 domenica 11 febbraio con un match salvezza. Chievo-Genoa, partiamo subito. Partiamo subito, beh, diciamo una sfida che non so fino a che punto possiamo promettere scintille dal punto di vista di azioni, dato che le squadre, insomma, sono due squadre che non promettono tantissimo in fase offensiva, che baderanno molto al risultato, staranno attendo a non subire perché nessuna delle due si vorrà scoprire per rischiare di perdere una gara che potrebbe essere Bertolacci, di fondamentale importanza. E subito il vantaggio. E arriva subito il vantaggio del Genoa, bruciapelo con Bertolacci. A 4 minuti dall'inizio, praticamente Bertolacci, innescato ottimamente direi da Hillemark, si trova davanti a Sorrentino che non può sbagliare, ovviamente, l'ex Milan. Diciamo un po' l'uscita a vuoto forse di Sorrentino. Forse c'è stato proprio un buco a difesa, visto anche le assenze di Cesar su tutto, e Bertolacci praticamente si trovava in posizione regolare d'esterno, ha battuto un colpevole Sorrentino e quindi vantaggio Genoa. Stavamo appena dicendo che il Genoa appunto era in gran forma dopo aver battuto la Lazio fuori casa colpaccio al 90esimo con la rete di Laxalt. Ale, cosa ne pensi? Beh, sì. A parte che ce l'aveva il fantacalcio non emesso. Beh, sicuramente, giusto per ricordare il fantacalcio in assenza del censo. Che lo salutiamo però comunque perché ci pensa sempre. Ci pensa sempre. Beh, come dicevi tu, viene dalla vittoria con la Lazio, ma non potrà cullarsi perché la zona retrocessione non è molto distante. Insomma, il Verona e la Spal promettono aggressività e lotta, insomma, insieme al Crotone, quindi. Soprattutto affrontare il discorso salvezza con De Paoli terzino non è proprio il miglior modo, però Galabinov ci prova, entra in area, Galabinov la mette in mezzo, arriva però Jarosinski che butta e spazza via. Un Chievo nelle retrovie un po', diciamo, con le riserve, rimaneggiato con però De Paoli. Però Meggiorini che adesso entra in area, Meggiorini, ancora lui. Guarda, prova lo tempo, scarico poi, per Giaccherini, un palo incredibile! E poi è volato Meggiorini che non... Bello il volo classico alla Carolina Costner. Però grande botta da fuori di Giaccherini, che è stato un po' il colpo di questo mercato invernale del Chievo, arrivato dal Napoli. Promette di fare bene, insomma, si è preso subito il posto da titolare. Con Castro che però dovrebbe ritornare a breve dopo il grave infortunio, una grande assenza quella di Castro che potrebbe veramente tornare utile molto. Ci ha provato anche Walter Birsa intanto. Birsa sì, distanza. Un tiro un po' fiacco. Anche Birsa sta deludendo la tesi, ma attenzione adesso ancora il Chievo. E Giorino. Troppo centrale. Troppo facile. Eh sì, un Walter Birsa insomma che è mancato anche lui al Chievo questa stagione rispetto insomma alla scorsa dove ha fatto molto bene. Dopo una partenza sprint direi, perché il Chievo non ha fatto per nulla male in questa prima parte del campionato, poi è andato un po' più a affievolirsi con le catacombe praticamente contro l'Inter per partita persa 5-0 fuori casa. Sì, diciamo il Chievo un po' sono mesi insomma che non torna, che non vince la Pedro gara. Pedro Pereira entra in aria, la mette in mezzo Sorrentino, dicevo. Ci va tutti però a far ripartire il Chievo ancora con Giaccherini, Birsa che però sbaglia tutto e permette di ripartire allo Genoa. Rigoni, Pandev ci prova dal limite, Galabinov sponda per Pereira, ancora tutto solo il terzino ex Benfica ed ex Samp che la mette in mezzo adesso, anticipato da un ottimo Pizza. Che cosa ci faceva lì ancora non lo sappiamo, adesso riparte il Chievo proprio per Meggiorini che la prova a lanciare la corsa di Inglese, fa sportellate con Zucanovic, recupera palla Inglese, cerca di metterla in mezzo, anticipato da Hillemark, anche lui un ritorno. Un ritorno, sì, che si è dimostrato subito fondamentale nella vittoria con la Lazio. Sulla ripartenza adesso del Genoa. Seguiamo questo contropiede del Genoa. Fa ripartire Pereira, che sta facendo il bello e cattivo tempo. Laxalt! Incredibile Laxalt. Arriva a rimorchio e sbaglia un gol che sembrava quasi fatto in pratica. E sì, di testa non ha trovato l'angolino più vicino a Sportiello. Tentava di sorprenderlo proprio sul primo palo, ma non ha incornato bene, o meglio, ci ha messo troppa potenza e poca precisione. Lo stesso Diego Laxalt recupera palla, la scambia con Pandev. Pandev entra in area, viene murato. E forse c'è il calcio di rigore. All'ultimo. Attenzione perché forse c'è calcio di rigore per un intervento di Giaccherini e proprio ai danni di Pandev.
Staremo a vedere, l'arbitro si arrabbia, Giaccherini è ancora più basso dell'arbitro, non capiamo le dinamiche di queste stature così strane. Rivediamo, Giaccherini ha Rivediamo. tentato un intervento Sembrava aver disperato. preso il pallone, però forse ha travolto anche Pandev, Eh sì, probabilmente. sarà calcio di rigore, proprio come appena abbiamo detto, andrà Gigi D'Alessio, scusate, Goran Pandev, dagli 11 metri, Goran Pandev, va proprio lui. Pandev, lo fa Incredibile Sorrentino, Sorrentino. si immola e tiene in vita il Grande Chievo. parata di Stefano Sorrentino che nonostante gli anni dimostra ancora di essere un grandissimo Fondamentale, portiere e insomma. fondamentale per questa squadra. Ancora Pandev che non ci sta. Non ci sta, Pandev. Pandev prova dal limite dell'area, ma non inquadra lo specchio della porta. Genoa che poteva andare, è andato vicinissimo al raddoppio. Pandev si è fatto ipnotizzare da un grandissimo Sorrentino. Sciagurato l'intervento di Giaccherini però, Sì, Ale. sciagurato, beh, insomma, non propriamente da difensore, ma d'altronde è un Chievo molto rimaneggiato, come abbiamo detto. Ora che prova a ripartire con molta difficoltà, con Etemai, che prova però sbagliando a lanciare i Giovinni. Quindi un Quindi. Chievo che non riesce a uscire da questa fase oscura di campionato, insomma, fase negativa. Vedremo se nel secondo tempo riuscirà a riprendere la partita. Il Genoa comunque sta legittimando questo vantaggio dopo essere andato in vantaggio appunto al quarto minuto con Bertolacci. Vedremo nel secondo tempo cosa succederà, magari con qualche cambio oppure no, però al Chievo serve una scossa, Ale. Sì, serve una scossa. Vedremo cosa succederà in questo secondo tempo. Giaccherini ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo. Aveva preso quel palo che poteva portare al pareggio. Poi ha fatto il fallo da rigore, che però Sorrentino ha sventato. Insomma, la partita comunque emozionante, magari anche più di quello che ci si aspettasse. Sicuramente sarà il cardiopalma per i tifosi. Insomma, Radovanovic adesso la mette in mezzo, fa penso. buona guardia Zukanovic che recupera. Attenzione adesso, Giaccherini dal limite. Giaccherini, Perin, straordinaria La la palla sua che attenzione risposta. ancora non è Pare una uscita. palla che non esce più. Si ferma sulla linea. Che cavolo fa? Situazione stranissima, però. Bertolacci prende a pugni la calci la bandierina, ma alla fine mi sa che ci sarà calcio Sì, calcio d'angolo. d'angolo per Chievo Verona. Vediamo l'incornata di Pani. Bani, che ha Un provato. ottimo giovane che dalle enorme potenzialità, magari bisognerà vedere con quanta frequenza riuscirà ad essere titolare in questa squadra, anche se viste le emergenze, pare che sia un predestinato quasi, visto che praticamente è uno dei pochi difensori rimasti a disposizione per Marano. Adesso Pandev è bello, il passaggio per Pereira, Pereira entra in area di rigore, Pereira si ferma, poi anticipato da Gamberini. Fa ripartire l'azione con Jarosinski, Peggiorini si destreggia tra due, vince un contrasto, poi l'allarga per De Paoli, questa volta ancora come terzino, ma Laxalt Vince il prima anticipa, poi perde la palla ancora De pallo Paoli. De Biraschi Paoli, prova a mettere in mezzo ma non trova nessuno. fa ripartire l'azione, palla a Pedro Pereira che veramente sta facendo molto bene su questa corsia. Pereira vede Pandev si libera di un difensore, Pandev entra in area, Pandev la finta. Ancora Pandev. Galabinov. Cincischia troppo Galabinov davanti alla porta e prova a ripartire il Non capiamo Chievo Verona. perché Galabinov abbia, insomma, forse c'è un po' di differenza, tipo un po' di va in differita, insomma, il passaggio che arriva a Galabinov, poi gli arriva un po' in ritardo, insomma, però buona occasione per il Genoa perché poteva fare veramente bene. Adesso ancora con Pedro Pereira. Come corre questo giovane? Sì, infatti è il lato dove il Genoa sta facendo più male, sta giocando di più. Ancora Pedro Pereira, la mette in mezzo Calabino, va anticipato, Rigoni, ancora lui, per Bertolacci, traversa! Incredibile, una sassata di Bertolacci. La Ancora Genoa ci prova, forse deviazione. traversa dice no, quindi Chievo ancora in vita dopo in pratica il Bertolacci scatenato. scatenato Bertolacci, dopo il rigore parato di Sorrentino, la traversa, Chievo ancora in vita. Ancora Vedremo. Genoa, calcio d'angolo, mamma mia. Un colpo di testa quasi a botta sicura. Se non sbaglio era di Zukanovic, il colpo di testa sfiorato di poco, adesso rivediamo la traversa incredibile di Bertolacci. Sì, ha tremato proprio la traversa. Maroni. Ancora calcio d'angolo, forse c'è stata una deviazione leggerissima. Bertolacci la mette in mezzo, ancora Zukanovic anticipato questa volta ottimamente dalla difesa del Chievo. Biraschi fa ripartire l'azione, Laxalt non c'è un attimo di respiro, Zukanovic
lo scambio con Bertolacci, Rigoni ci Sì. prova dal limite, c'era un giocatore a terra nel frattempo, Manchivo non se ne accorge, invece è Beh, l'arbitro a ferma tutto fermare. l'arbitro, però un Era contro Spalli di... numero 2 che ha Sì. provato più di una volta ad andare in gol con un colpo di testa, adesso si è fatto male, forse ha visto da vicino i capelli di Pandev e ha accusato qualche malessere e noi come possiamo dargli torto? Comunque, forse da sostituire Spalli, Sì. sì, è proprio stato grave la visione del cuoio capelluto di Pandev, entrerà Sono quindi nemmeno Rossettini perché purtroppo è out. squalificato e quindi fa spazio a Gentiletti. Gentiletti, insomma, rispolverato. Sì, che praticamente in 2 anni ha fatto un assist, l'unica cosa buona del Genoa, però questi sono i dettagli. Genoa che deve solo gestire per questi ultimi due Intanto qui minuti. c'è la restituzione del pallone con sportività al Chievo che fa che poteva ripartire in contropiede. Ed ora ci prova con Radovanovic. Meggiorini fa la sponda per Etemai. Etemai prova a chiamare a rimorchio Meggiorini. Meggiorini la mette in mezzo per Inglese. Altro colpo di testa. Inglese il pareggio. Il pareggio. Che Sulla... dormita colossale della difesa del Grifone, Ale, però. Che erroraccio inglese, alla fine torna con un gol Torna, esatto, sì, preziosissimo. infatti si è fatta sentire molto la mancanza di questo attaccante che è stato fondamentale, insomma, per il Chievo. Perini sconsolato, ma che cosa ha fatto la difesa del Genoa? Praticamente ha fatto fare un tiro ravvicinato a un giocatore come Inglese che non ci pensa su a Sì, metterla non puoi lì. concedergli troppo spazio, insomma, perché tipo fare male, ed ora il Genoa rischia di accusare il colpo qualche errore di troppo nelle retrovie. Prova comunque a ripartire dal lato di Pedro Pereira, però che sbaglio È incredibile. da quando è uscito praticamente Spalli per quel brutto infortunio, vedendo la testa di Goran Da Pandev, allora non è più lo stesso, non insomma. sono tutti più gli stessi. Attenzione, il Chievo anticipato Anticipato Birsa. all'ultimo. Ma perde Rigoni. ancora palla il Genoa che ha accusato un po' il colpo, addirittura il Chievo tenta il colpaccio in questo finale di gara. De Paoli la mette in mezzo. De Paoli, attenzione ancora il Il Chievo. Chievo ancora, incredibile, un Mamma mia, altro quanti palo. pali. Altro Che palo per il grande Chievo. partita però, attenzione ancora, l'azione non è finita, Giaccherini, lo scambio con Meggiorini, ancora per Birsa, Birsa si gira, l'allarga per De Paoli, il Chievo non molla, Sbaglia anticipato tutto stavolta però da De Paoli. Gentiletti e finisce E qui. spreca tutto. Finisce qui 1-1, quindi termina in parità. Tra l'altro un'ultima brivido per il Genoa con il palo del Chievo. Una partita veramente divertente, da quello che Sì. potevano essere le aspettative, pali, traverse da un lato e dall'altro, rigore sbagliato da Pandev. Tantissime azioni da gol, un erroraccio di Gentiletti e compagni sul gol di Inglese e soprattutto il gravissimo infortunio occorso a Spalli Sì. guardando la pelata di Pandev che ricordava vagamente Gigi D'Alessio, ma da Iena Viziuccio Dira Ale. con questo gameplay di FIFA 18 con PlayStation 4 è tutto, appuntamento al prossimo video.